Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali Presonus Studio One ed Acoustic Audio sugli altri software e sulle tecniche di audio mix e mastering sono disponibili sul sito www.proaudiolearning.com. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifiche dei nuovi video caricati. Come primo appuntamento affronteremo un argomento veramente molto spinoso. Parleremo di cavi audio. Per parlare di cavi dobbiamo necessariamente fare un discorso relativo alle basi anche di elettronica. Molti producer e sound engineer che mi hanno contattato dopo il video sul Behringer hanno ammesso di non capire nulla di elettronica, per cui apriamo, cerchiamo di fare un discorso serio ma cercando di rimanere semplici nell'approccio, permettendo a tutti di capire alcune delle basi e soprattutto aggiungere link dove approfondire questi discorsi. Ho già parlato di impedenza in un video dedicato all'accoppiamento tra microfono e preamplificatore, so che vi è piaciuto molto, ma il discorso è alla base dell'elettronica e vale la pena riesplorarlo un po' prima di addentrarci dentro il discorso dei cavi audio. Per questa nuova serie di video mi avvalorerò di un collega che stimo moltissimo, un mastering engineer veramente molto preparato, amico e soprattutto anche esperto di elettronica, con cui ho fatto tantissimi test negli anni. Come vi dicevo nei video precedenti, le mie basi non sono così solide, adatte sì alla risoluzione di quasi tutti i problemi tecnici in studio, ma non mi reputo ovviamente un perito elettronico. Per cui diamo il benvenuto a Marco Vannucci e seguitemi in questa interessante chiacchierata sui cavi, smitizzando un po' quello che si legge su internet e che spesso mette in imbarazzo parecchi tecnici. Per questa serie di video mi avvalorerò di un collega, mastering engineer, stimato, amico, ma soprattutto super esperto di elettronica, per cui affronteremo questi nuovi argomenti, nuovi vecchi argomenti, in maniera più semplice, come grazie a Marco Vannucci che sarà ospite di questo canale, che ci aiuterà appunto a comprendere meglio questi dettagli. Poi sotto trovate il link sotto al video relativo allo studio di Marco, quindi potete andare a sbirciare i suoi lavori e lo studio di mastering di cui è proprietario, lo Spitfire. Allora, la prima domanda è perché chiaramente ci troviamo di fronte a dover spiegare alcuni aspetti della fisica e dell'elettronica che sono molto discordanti anche nelle risposte che vedo sotto i video, quindi chiaramente mancano delle basi che andremo oggi insomma a iniziare a chiarire. La prima domanda è: che cos'è la corrente elettrica? E a quali leggi fisiche fa capo, quindi impedenza, resistenza, eccetera, eccetera. Allora, innanzitutto è doverosa una precisazione. Io non sono un esperto di elettronica, diciamo che conosco una parte di elettronica, una piccola parte di elettronica, che dovrebbe essere quella che conoscono almeno tutti gli audio engineer. Cosa serve l'elettronica? L'elettronica serve appunto a ignorare tutta una serie di come possiamo chiamarli, miti, dicerie o comunque cose poco precise che ci vengono soprattutto divulgate dalla rete. Che cos'è la corrente elettrica? Parliamo della corrente elettrica che attraversa un cavo di segnale o di potenza. Oggi parliamo solo dei cavi analogici, cioè non parleremo delle connessioni digitali, quindi ASEBU, SPDIF o ADAT o qualsiasi altra cosa. Faremo poi un video dedicato ai vari protocolli, quindi li vedremo insieme in un altro video. Sì. Oggi parliamo di connessioni analogiche, quindi sostanzialmente per quelle che usiamo in campo audio engineering, quindi parleremo sostanzialmente di segnali bilanciati per lo più e di segnali di potenza. Quindi che cosa attraversa i cavi di segnale bilanciati o i cavi di potenza? Li attraversa una corrente alternata. La corrente alternata è come quella, per capirci, che avete a casa. È una tensione che cambia potenziale, nel caso dell'Italia, cambia polo di potenziale a 50 volte al secondo, a 50 Hz. 50 Hz. Esatto. Il segnale audio non cambia il polo, diciamo così, velocemente, ma lo cambia in funzione della frequenza. Quindi abbiamo per ogni
parte dello spettro del segnale un diverso potenziale elettrico che poi viene convertito dal convertitore ADC da un registratore. Perciò il cavo che compito ha? Il cavo ha il compito di traslare questo segnale elettrico senza alterazioni, senza introdurre un particolare timbro, una particolare distorsione o un particolare magari sfasamento delle frequenze. Sfasamento vuol dire che le frequenze arrivano a te con un delta temporale diverso dovuto a una serie di problematiche elettriche che poi affronteremo, diciamo. Perciò in questo senso qualsiasi cavo audio, anche a buon mercato, riesce a svolgere questo compito in maniera più che perfetta. Quindi non c'è nessun problema di trasmissione audio in uno studio di registrazione o anche allargandoci in un live concert non troppo ampio, Ampio. anche se si utilizzano prettamente cavi analogici. Quindi se rimaniamo con delle lunghezze al di sotto dei 50 metri, e qui qualcuno potrebbe dire: aspetta un attimo, però in studio noi abbiamo la sala di ripresa, abbiamo un cavo da 10 metri alla sala di ripresa, poi questo cavo deve arrivare in regia. Esatto, quindi diciamo 10 metri dalla sala di ripresa, 20 metri per arrivare in regia, dentro farà un percorso tra, se ci sono outboard analogiche, se va direttamente nel banco, se va direttamente al convertitore, allarghiamoci fino a 50 metri e in questa Distanza. distanza, esattamente, qualsiasi cavo di potenza o di segnale bilanciato non ha nessun problema di trasmissione. Quindi, da dove viene questo mito che i cavi suonino diversamente e che ci sia un contributo del cavo sul suono finale? Viene dal fatto che ci sono effettivamente delle grandezze delle grandezze elettriche che i cavi hanno, diciamo, dentro, a seconda del tipo di costruzione, a seconda di come sono fatti, che queste grandezze elettriche possono in qualche modo modificare il segnale. Ma parliamo di A, distanze enormi, quindi oltre i, non saprei, oltre i 200 metri di cavo, per capirci, e Certo. soprattutto parliamo di segnali che non sono in banda, chiamiamola così, audio o comunque banda udibile. Cioè, una cosa è se noi dobbiamo far attraversare dentro il cavo un segnale da 1 GHz, 2 GHz, ma anche MHz. Un altro paio di maniche è se dentro il cavo ci passa un segnale, ad esempio, microfonico. Non tutti i microfoni hanno una risposta in frequenza superiore ai 20 kHz, molti non arrivano neanche a Certo, 20 kHz come neanche. risposta in frequenza, quindi parliamo di un segnale audio in banda udibile, cioè da 20 Hz a 20 kHz, banda udibile umana, da 20 Hz a 20 kHz sono anche molto ottimisti perché molte persone non la sentono, oltre i 14-13 kHz, comunque questo è un altro discorso, e perciò questo tipo di segnale che attraversa il cavo, quindi lunghezza ridotta e banda audio, chiamiamola, oggi la chiamiamo così, banda audio, non soffre di nessuna problematica elettrica che un cavo potrebbe introdurre sul segnale. Questa è fisica, non è il mio Certo. pensiero, non è la mia opinione personale, non si tratta di un mio percorso artistico o credenze. Questa è la fisica, nel senso che ci sono dei calcolatori matematici, poi ho fatto anche dei link, poi magari Li li condividiamo, mandiamo, li certo. condividiamo. Attraverso calcoli fisici si può determinare qual è l'attenuazione che il cavo imprime, lo spostamento della risonanza del pickup sulla capacitanza, come poi vedremo dopo, l'effetto pelle e il suo effettivo contributo in banda audio e così via. La seconda domanda, infatti, è proprio legata al fatto che c'è questa credenza che i cavi cambino il suono, o quantomeno alcuni dicono che li migliorino, migliorano. Poi uno dice: ho comprato un cavo, questo suona meglio di quest'altro cavo. Ecco. In realtà lì ci sarebbe da aprire proprio un discorso, perché adesso lo vedremo insieme. Tanto dipende da cosa stai collegando,
E innanzitutto, quindi se parliamo di cavi, esatto, e dove? Perché se parliamo di cavi bilanciati è un discorso, se parliamo di cavi Sì. per strumento è un altro discorso. Infatti Sì. questa è una cosa che spesso non viene sottolineata, No. anche perché a noi, a me e a te piace fare gli esperimenti, quindi chiaramente ci siamo divertiti per anni a fare Sì. queste cose, e proprio perché c'è un problema di fondo sulla distinzione, no, dei cavi. Poi Sì. chiaramente si parte diciamo, dalla fisica classica per arrivare poi alla filosofia, che tanti arrivano, no, a sentire differenze su alcuni cavi che sono assolutamente identici. Appunto, partiamo dalla domanda: che cos'è un cavo audio? Come si distingue, infatti, no, proprio tra cavo per strumento e cavo da cablaggio per studio, diciamo, o cavo bilanciato? Vabbè, cavo per strumento normalmente è un TS, cioè è un tip sleeve, quindi ha due connettori. Sul tip c'è il polo caldo dello strumento in questione, può essere un basso, una chitarra o non so, un synth che ha le uscite appunto sbilanciate. E sul polo freddo c'è la terra, il ground. Quindi tramite questo cavo non si riesce a isolare. La differenza fondamentale è che non si riesce a isolare la terra dal segnale Dal segno. e non solo nel passaggio del cavo, ma in questo caso c'è il contributo anche di tutti i disturbi che possono agganciarsi ai telai delle due macchine. Quindi, se parliamo di un synth, appunto del synth versus il pre dove arriva o il convertitore dove arriva il synth, parliamo di una chitarra, tutte le interferenze che si possono agganciare all'elettronica della chitarra Che che vanno poi sono nell'ampli. enormi, perché chiaramente poi in Sì, base al tipo di certo. pick-up, in base al tipo di elettronica, cioè, lì E si dove vi entra in un trovate, mondo, esatto, anche dove vi trovate. anche dove suoni, esatto. Quindi questa è la fondamentale differenza, ma c'è un'altra importante differenza che riguarda soprattutto gli strumenti a corde, ma non solo, ed è l'impedenza di uscita dello strumento. Quindi se parliamo di pick-up per chitarra passivi, quindi quelli più classici, Seymour Duncan, PF90 e Di qualsiasi marzo, cosa, sì, qualunque Fender, esatto. sì. E se parliamo di pick-up passivi, l'impedenza di uscita di un pick-up passivo per chitarra può essere dai 5 ai 20-25 kΩ o anche più perché l'impedenza, se è un'impedenza, è variabile in funzione della frequenza, altrimenti si chiamava resistenza. Pertanto, questo grafico di impedenza ha dei picchi in alcuni punti dello spettro, diciamo, che emetterà la chitarra o il basso. E Certo. pertanto attraverso il cavo si crea un circuito, quando poi questo segnale viene connesso a un amplificatore, si crea un circuito che funziona esattamente, più a grandi linee, come il potenziometro del tono che avete sullo strumento stesso. Quindi, perché i cavi, abbiamo fatto un salto, cioè, prima volevo forse specificare che ogni cavo ha delle grandezze elettriche. Nel caso delle connessioni instrument, quindi chitarra basso o chitarra acustica con piezo, la grandezza elettrica che modifica effettivamente il tono dello strumento è la capacitanza del cavo. La capacitanza è misurata in farad, nel caso dei cavi in picofarad al metro, quindi Certo. parliamo di una capacitanza molto molto bassa, Molto. ma anche questa capacitanza così bassa produce questo effetto sui segnali strumentati degli strumenti a corde con pick-up, come abbiamo detto, passivi, dicevo, produce questo effetto perché questi segnali hanno un'impedenza di uscita molto elevata. Cioè, per capirci, un macchinario audio, un preamplificatore, un equalizzatore, l'uscita di un microfono o l'uscita di un convertitore o di qualsiasi macchinario, non so, di un mangianastri anche, ha una impedenza di uscita molto bassa. Il vecchio standard era 600 ohm, ma oggi ci sono Esatto, tranquillamente microfoni a anche 100 ohm, condensatore certo. che arrivano a 50, 20 ohm, sono i convertitori che escono fuori con le uscite a 25 ohm di output, ohm, 25 ohm. Sì. Gli strumenti, abbiamo detto, dai 5 ai 25
Kilom. Chilom, quindi c'è Kilom, migliaia di quindi volte, insomma. 25.000 ohm. Quindi parliamo Sì. 25.000. È esponenziale la differenza. Se c'è, chiaro. Ok? Quindi sono segnali molto diversi. Ebbene, con questo genere di segnale, il cavo, la capacitanza del cavo, anche di pochi nanofarad, produce un effettivo cambiamento di tono sullo strumento. Il primo motivo per il quale ciò avviene è un filtraggio che avviene proprio attraverso il cavo. Quindi c'è un calcolatore che poi ho linkato, adesso te lo Così linko, Yuri. poi lo metto. Comunque metterò tutti i link che mi stai mandando sotto nella descrizione del video, Ok. così ognuno può collegarsi e fare i propri Questo calcoli. mi sa, ecco, questo te lo posso mandare in chat. Eccolo qua. Ok, perfetto. Tramite questo calcolatore si può stabilire quale sia la frequenza di cutoff prodotta dal cavo in base alla sua capacitanza e in base alla Impedenza impedenza della e alla sorgente lunghezza del cavo, è di certo. uscita di ingresso e della lunghezza del cavo, esattamente. Cutoff frequency cosa vuol dire? È specificato sotto, è il punto a meno 3 dB, quindi non stiamo parlando di un passa Passa basso basso. a 48 dB per ottava, quindi è il Certo, punto a è meno 3 molto dB. esatto. Esatto, dove c'è l'attenuazione, ma comunque esiste questa cosa. Quindi ipotizziamo che stiamo parlando di un cavo bilanciato che va fuori dal nostro convertitore, per esempio, entra in un equalizzatore e poi esce da questo equalizzatore e ritorna al convertitore ADC. Mettiamo caso che questo equalizzatore è un equalizzatore vintage che ha lo stesso vecchio standard di intercomunicazione che è 600 ohm, quindi un'impedenza già abbastanza importante, il nostro convertitore avrà un'impedenza d'ingresso di 10 o di 20 kΩ, ma comunque questo è un altro discorso ancora. Certo. Teniamo in considerazione un cavo con una capacitanza, diciamo, abbastanza scarsa di 120 picofarad per un metro di cavo, quindi una capacitanza non proprio. Ci sono dei cavi che hanno 50 picofarad metro, 40 picofarad metro tra Klotz, Certo. Mogami, quindi qua parliamo di un cavo, diciamo, fatto male, Sì, ok, per lo abbastanza. scopo. E andiamo a inserire la distanza, quella che ho detto prima, quindi 50 metri di cavo. Ok. Vediamo che il punto di frequency cutoff è a 44 kHz, 210, 44.210 Hz, quindi È 44 kHz, altissimo comunque. 2. Esatto, quindi è per 50 metri di cavo siamo fuori dalla portata non solo della risposta in frequenza di un microfono, di un pre o di Sì, qualsiasi altra cosa. dell'apparecchio stesso, insomma. Sì, ma anche della Nyquist Certo. frequency del convertitore, della macchina. Perché se lavoriamo a 4400, la Nyquist frequency sarà a 22 kHz e rotti. Se lavoriamo a 48 kHz sarà a 24.24 kHz, quindi ben al di sotto i. Se lavoriamo a 96 kHz abbiamo 4 kHz di scarto. Ma. Sì, esatto. Ok, probabilmente soprattutto quella roba lì che noi andiamo a scartiamo a scartare in caso lavorassimo a 96 kHz con 50 metri di cavo sarebbe comunque solo rumore, quindi Certo. probabilmente è un'ottima idea tagliarlo via. Esatto. Perciò vediamo invece che cosa succede se io cambio situazione e utilizzo un'impedenza di uscita dello strumento che devo andare a registrare e utilizzo una chitarra con i pickup passivi, con i Quindi metto PF90, 20.000. 20 kHz, sì, 20.000 20 kHz, ohm, ok. 20.000 ohm, esatto. Abbiamo una capacitanza, la lasciamo uguale, sempre 100 picofarad metro, aggiustiamo la lunghezza del cavo, facciamo 5 metri. Vai. Calculate, viene fuori già una differenza in banda audio, Sì, già vedi. 13.263 Hz.
Quindi c'è già una oggettiva differenza, ma qualcuno in questo caso mi potrebbe dire, e vabbè, ma un ampli per chitarra, quando mai ci arriva a 13 kHz? Mai nella vita. C'è un woofer, non arriverà Certo. mai a riprodurre i driver per Bisogna. chitarra, sono dei Certo. woofer diversi dai woofer normali, ma restano dei woofer, non riescono a riprodurre le alte frequenze. Stessa cosa quelli del basso, qualche bassista mi potrà dire, sì, ma c'è il tweeter nella mia cassa Ampeg che riproduce anche le frequenze più alte. Vero, ma è difficile che un segnale di chitarra o di basso elettrico abbia molto contributo, anche i distorti, abbia tutto questo contributo oltre i 8-9 kHz normalmente. Certo. Se già noi siamo dei chitarristi o dei bassisti accurati, diciamo, usiamo il cavo che è io possiamo modificare la cable length in 2,5 metri. Già Certo. vediamo che il problema è perfettamente risolto. Sì, non c'è. Parliamo di modificare dimezzando la lunghezza, ovviamente si raddoppia anche la cutoff frequency point a meno 3 dB e arriva a Certo. 26.500. 26 Hz, quindi oltre i 26 kHz. Perciò questa sarebbe, diciamo, una faccenda abbastanza risolvibile, tenendo la lunghezza dei cavi bassa. Esatto. Più corta, certo. Ma non è questo, ciò che produce, ha prodotto il mito, chiamiamolo così, della differenza di cavi anche per segnali audio e non di alta impedenza, perché oltre a questa effettiva modifica, chiamiamola così, della banda passante, quella vera e propria, Certo. come dicevo prima, il cavo per chitarra si va a inserire, e qui Yuri possiamo cambiare la slide e Sì. mettere quella del tono, quella lì, perfetto, perfetto. Quindi che dove mi stavo riallacciando, allora dicevamo, sì, qual è la grandezza che, cioè perché la capacitanza del cavo è così impattante nel suono di un strumento a corde basso chitarra con pick-up appunto passivi. Io sottolineo sempre passivi perché poi parleremo Sì, certo, anche perché di quelli attivi. esatto, il pick-up Esatto. attivo, lì parliamo di buffering, è un'altra cosa. Esatto. E perché il potenziometro del tono che avete, come dicevo prima, sullo strumento agisce in maniera molto similare a quello che farebbe un cavo interconnesso poi a un amplificatore. Quindi diciamo che questa chitarra esce fuori con un'impedenza di 20 kΩ. L'amplificatore ha un ingresso di 1 megaohm, perciò è un input impedance non lo so, se siete fortunati avete una testata Friedman, una BE100 che a me piace tanto. E avete un'impedenza d'ingresso di 1 megaohm, che è anche l'impedenza d'ingresso, se ci fate caso, di molte DI per Sì, chitarra, esatto. per strumento. Pertanto, che cosa succede? Mantenendo un valore di un condensatore applicato in serie al volume di uscita, quindi di 0,05 microfarad, con diversi livelli di resistenza, si cambia il punto di risonanza del pickup. Ora, qualsiasi Esatto. cosa cambia il punto di risonanza del pickup. Parliamo anche di pickup, ad esempio, che hanno una cover in Sì. albico, oppure che hanno i magneti, diciamo, nudi. Vendono lo stesso pickup che o è nudo oppure è coperto da una cover in albico. E già con questa cover sopra o senza, questo picco che vedete di cambio, diciamo, di frequenza, già si sposta. Quindi
Allo stesso modo, il pick-up, essendo degli avvolgimenti di rame su dei magneti che cercano di captare il campo magnetico che la corda sposta, Sì, la la variazione del campo variazione di magnetico. campo magnetico che la corda sposta davanti appunto ad essi, sono degli oggetti molto sensibili. E perciò anche una piccola differenza appunto può cambiare il loro picco di risonanza. Quindi un cavo con la sua capacitanza e la capacitanza unita alla lunghezza del cavo può spostare effettivamente il punto di risonanza del pickup. Se vedete il grafico, a sinistra ci sono 100 Hz, al centro 1 kHz, a destra 10 kHz. E sulla sinistra ancora potete vedere non sono i decibel, ma il relative voltage output, quindi parliamo di volt, quindi un volte e mezzo, due volte e mezzo, tre Certo. volte e così via sulla sinistra, produce un cambiamento sensibile e perfettamente in banda udibile. Ad esempio, per i primi valori parliamo di una zona molto vicina ai 3 kHz, 3 kHz e mezzo, che guarda caso coincide psicoacusticamente con la nostra soglia di udibilità maggiore, dove noi siamo più sensibili e dove concentriamo maggiormente la nostra attenzione psicoacustica. Perciò Certo. questo sì che è un cambio di tono effettivo e tangibile. Se Certo. passiamo all'altra slide, dove invece si vede più o meno la stessa cosa, quindi la prima in alto. E quindi vediamo la stessa cosa fatta con un potenziometro proprio del tono, del circuito di tono per chitarra fisso a 250 kOhm e senza nessun tipo di condensatore a seguire. Il grafico di risposta in frequenza è quello della linea rossa, diciamo, per capirci. Il grafico funziona allo Certo. stesso modo: a sinistra 100 Hz, in mezzo 1 kHz, a destra 10 kHz, modificando, il carico, modificando il carico del capacitor, mi sembra di capacitor, ma Sì, di condensatore, condensatore. modificando la capacità appunto del condensatore, abbiamo degli spostamenti enormi, se parliamo di audio, con pochissimi nanofarad di differenza. Quindi qua Vero, vero. entriamo proprio nel dominio del cavo. Perché un cavo non Certo. è che avrà microfarad di capacitanza, avrà dei nanofarad, e vedete che già tra 0,56 nanofarad e un nanofarad, quindi linea nera e linea Blu. blu, c'è una differenza tangibile. Cioè è Questa come qua. se voi prendete quelli a sinistra invece sono dB, quindi vedete 0, 10 dB, Certo, cioè 5 questi qui. dB. Esatto, è come se voi prendete un equalizzatore, fate una campana da 2 e andate da un Q2 e andate in giro tra 1 kHz e 2, 3, 4, 4 kHz e 2 a spostare il taglio, solo muovendo il pot della frequenza. Cioè, si Sì, sente la in differenza? questo caso diventa proprio un low pass filter. Sì, diventa un low pass filter resonant. Non diventa un Esatto. low pass, è come se cambiate appunto un plugin con il filtro risonante e lo Esatto. andate a spostare. Quindi questo è un qualcosa che si sente, diciamo, intangibilmente. E più è alta Certo. l'impedenza di uscita dei pickup, a seconda di come sono fatte, a seconda del circuito anche che sta dentro la chitarra, a Certo. seconda dell'impedenza d'ingresso dell'ampo, quindi probabilmente lo stesso cavo suona diversamente se avete il Fender Deluxe o se avete la Plexi. Lo stesso cavo Certo. suona diversamente se avete l'amplificatore Yamaha o se avete l'amplificatore Gallien-Krüger. Quindi è un qualcosa di molto è un qualcosa di molto suscettibile ai cambiamenti di circuito che ci sono. Se avete dei pedalini, Influenzano ancora di più questa cosa. la Esatto. faccenda si complica a meno che voi non Non fai abbiate dei un pickup buffer. attivi o un buffer. Quindi pickup attivi, non lo so, io ho gli MG81
perché sono un metallaro, no, io non sono un metallaro, non è vero, gli AMG sono attivi, giusto Yuri? Certo, giusto, Quindi esattamente. il segnale bufferizzato non ha più 20 kΩ di impedenza di uscita ed è un segnale molto simile a quello di interconnessione che abbiamo normalmente in studio, come vi dicevo prima, con l'uscita di un EQ che entra in un compressore o Esatto. che va in un convertitore, e quindi il cavo annulla la sua valenza. Stessa cosa se avete un buffer invece, un pedalino buffer fisico, anche in quel caso si annulla completamente la valenza del cavo. Qualcuno mi potrebbe dire, ma quindi anche con l'EDI? No, non si annulla con l'EDI, No. con il link della DI, perché il link della DI è pensato per riprodurre più o meno la stessa impedenza di uscita della chitarra per utilizzarlo per collegare i pedalini, mentre l'output XLR, dall'output XLR viene fuori poi un segnale bufferizzato che viene connesso al quindi microphone level, diciamo, praticamente lo Esatto. converte in 600 ohm, le più standard lo convertono in quell'impedanza lì, e quindi poi è un segnale microfonico e il cavo non ha più una valenza. Perciò dipende anche da cosa utilizzate, o ogni, per personare, ogni tassello produce un effetto importante quando si parla di segnali ad alta impedenza. Infatti io mi volevo allacciare a questo discorso. Perché conoscere questo tipo di argomenti ci aiuta anche a intervenire per migliorare un suono di una chitarra rispetto a quello che poi magari Certo. no, uno pensa di poter risolvere in post-produzione o pensa di poter modificare successivamente. Io E quindi. per come sono fatto, per come la penso, non lo farei mai cambiando cavo. Andrei sull'EQ dell'ampli che sto usando per amplificare la chitarra e chiuderei le alte. Mi procurerei un cavo che sia il più trasparente possibile e che quindi rispetti il più possibile il grafico di. Se stiamo ancora guardando la slide di quella che Sì, diciamo è no load. Per esatto. capirci, in modo tale che io ho il mio tono di chitarra il più possibile fedele all'originale, e poi lo lavoro con i pedali, con l'emulazione di testata che ho tramite anche pedaliere, cioè non lo vado, diciamo, a colorare con il cavo. I cavi preferisco che non ci siano, e in questo caso più forti sono e meglio è. Sì, mi riferivo più all'intervento sul circuito della chitarra che più sul cavo. Ah, cioè, ah, quindi il tono, dicevo, chiudevi il Il tono tono della proprio sì, chitarra. tono, Certo, esatto. sì, quello si fa Quindi anche chiaramente. durante un pezzo, può succedere Esatto. che fai una parte con il tono chiuso, una parte con il tono, è fatto apposta quel circuito lì, quindi E ben eh venga. sì, poi ecco, se è fatto bene, ben venga, poi chiaramente può fare anche dei danni infiniti, dipende sempre come è fatto. Quindi abbiamo parlato dei cavi. Per strumento, adesso andiamo a Sì. vedere come è fatto un cavo audio, no? Quindi le Sì. meccaniche, la guaina, il materiale. Allora, che cos'è un cavo? Che cos'è un cavo invece abbiamo parlato di un cavo instrument che ha appunto una guaina e due connettori, un cavo bilanciato per interconnessioni appunto bilanciate, possono essere XLR o TRS, ha tre connettori, quindi un polo caldo, un polo freddo e uno schermo e la sua guaina. Questo tipo di cavi questi cavi come quelli instrument hanno una serie di caratteristiche meccaniche ed elettriche. La prima cosa che mi viene in mente è lo spessore, quindi lo spessore dei connettori, quindi l'AVG, che è una sorta di misura della grandezza dei trefoli della Certo. connessione. Il tipo di isolamento, e anche qui si dovrebbe aprire una piccola parentesi, perché in molti esagerano l'isolamento anche quando non serve, cioè in studio si usano solo cavi foiled. Vediamo subito un attimo il tipo di isolamento, forse magari prima.
il tipo di isolamento cambia a seconda di come lo schermo avvolge fisicamente questi connettori interni. Ci può essere una spirale, quindi un normale avvolgimento intorno al cavo, come se fosse un'induttanza, diciamo, che è lo Certo. schermo, una treccia, per capirci come i tubi del freno delle motociclette, oppure può essere un foglio vero e proprio di materiale conduttivo che avvolge un foglio come se fosse della carta stagnola, per capirci, che Certo. avvolge il Sì, cavo. per chi ha messo mano sui cavi RG o i cavi quelli da connessione digitale per la TV, ha capito esattamente che tipo di cavi stiamo parlando. Esatto. Quindi molto spesso in gamma audio si sceglie uno schermo eccessivo, quindi si usano cavi foiled, quando i cavi foiled esibiscono una capacitanza maggiore che, unita a diversi metri di percorrenza, può provocare il problema che abbiamo detto. Quindi la scelta dello schermo dipende strettamente dalle problematiche che avete in zona, in studio. Quindi se parliamo di uno studio di registrazione dove è fatto un grounding sia a livello di resistenza esterna, di sotto ai magari ai 5 ohm, ai 4 ohm, sia di resistenza esterna, resistenza verso terra, sia una razionalizzazione del grounding applicando appunto uno star grounding, che è uno schema di messa a terra apposito per, diciamo, ridurre il più possibile i ground loop, e non ci sono grosse interferenze elettromagnetiche all'interno del vostro studio, cioè non avete un'emittente televisiva come vicino di casa, vi potete permettere di non utilizzare schermature eccessive, quindi di non usare schermature foiled, ma di usare magari braided o spiral, perché appunto influiscono sulla capacitanza, influiscono sulla flessibilità del cavo. Quindi un cavo foiled non è adatto a essere ripiegato velocemente per fare la Sì, ma matassina e infatti essere messo a posto. anche il fatto che comunque spesso viene sottovalutato anche la resistenza fisica del cavo, quindi è semplice da danneggiare, tanti Sì. non prestano attenzione a questa caratteristica dei cavi, soprattutto Sì, dal vivo. soprattutto al vivo, sì. Quelli dal vivo, per esempio, non saranno mai dei cavi foiled, è molto più probabile che siano spiral o braided. Esatto. E molto qua interviene anche, perché ci sono, qualcuno potrebbe dire, perché ci sono cavi che costano 1,50 euro e cavi che costano, parliamo, 10 euro, quindi una bella differenza, rimanendo anche in un budget contenuto. Perché è diversa anche il materiale della guaina, quindi la plastica che avvolge il cavo, che svolge un ruolo importantissimo, sia perché non deve contribuire a caricarsi e scaricarsi di corrente, quindi non deve diventare anche lui un Certo. condensatore, ma soprattutto sulla sua flessibilità, quindi incide sulla durata del cavo effettiva. Una guaina qualitativa permette a un cavo di non doverlo tagliare e risaldare ogni mese, ogni 2 mesi di utilizzo, perché si è rotto. Quindi abbiamo parlato del tipo di schermatura, quali possono essere le altre caratteristiche di un cavo di segnale sia sbilanciato che bilanciato. C'è la resistenza, perché ogni cavo ha una resistenza ed è espressa in ohm metro. Qui non parliamo di impedanza, parliamo di resistenza, Di quindi un valore resistenza, certo. nominale, che se uno collega 9 volt al cavo, dall'altra parte ci avrà 8 volt, virgola 9 e Esatto. qualcosa, quindi la resistenza, C'è proprio una perdita, che certo. sì, e la capacitanza, ne abbiamo parlato prima, che è espressa in farad metro, o in picofarad metro, la induttanza, che è espressa invece in henry al metro, anche in questo caso enormemente microscopica e di poca entità. Rilevanza, esatto. E oltre a questo c'è, vabbè, come dicevamo prima con Yuri, il livello di breakdown, cioè quando il cavo diventa un fusibile e interrompe la Si connessione rompe. dovuto a un voltaggio di passaggio interno elettrico Esatto. elevatissimo, ma questo per i cavi audio diciamo che non avviene mai. E oltre a queste caratteristiche, da tener conto, sempre per ritornare
nel discorso esoterismo, ma non parliamo del più adesso dei cavi di interconnessione, diciamo, bilanciata, ma parliamo dei cavi di potenza. I cavi di potenza hanno una sezione maggiore rispetto ai cavi di Ai segnale, cavi audio, perché certo. ai cavi di connessione bilanciati, Certo. perché vengono attraversati da una corrente maggiore. Il loro spessore maggiore li fa, diciamo, incorrere in un'altra problematica elettrica, elettromagnetica in realtà, che si chiama lo skin effect, quindi l'effetto pelle. Lo skin effect, di nuovo, è un qualcosa di enormemente collegato alla frequenza. Perciò, se parliamo di trasmissioni di potenza in gamma, di nuovo, audio, quindi non stiamo mandando il segnale verso un'antenna FM che poi deve diffonderlo in etere, ma lo stiamo mandando verso un paio di speaker, un segnale di potenza, quindi siamo usciti dall'amplificatore e stiamo arrivando verso un paio di speaker, e la grandezza maggiore di questo cavo fa sì che le frequenze alte tendano a disporsi sulla parte esterna del connettore, occupando effettivamente una superficie inferiore, mentre le basse frequenze tendono a disporsi al centro del connettore, occupando effettivamente una superficie maggiore. Quindi, cosa succede quando un connettore è di grande diametro e di piccolo diametro? Quello di piccolo diametro rispetto a quello di grande diametro ha una resistenza superiore. Quindi succede che le alte frequenze, che occupano una porzione esterna del connettore audio, avranno una resistenza superiore rispetto alle basse. E quindi c'è, cioè, come se ci fosse un pad, Esatto. un'attenuazione sulle alte frequenze. Anche qua parliamo di decimi di decibel. Ma soprattutto parliamo di decimi di decibel per lunghezze importanti, quindi per lunghezze superiori a un certo quantitativo che adesso andremo a vedere, e per segnali di trasmissione ad alta frequenza. Quindi una cosa, se io utilizzo un segnale a banda larga di 1 GHz, ipotizziamo che io ho un Certo. pink noise che arriva fino a 1 GHz, ok? Quindi ho le basse frequenze che mi occupano, quindi 50-100 Hz, passeranno al centro del cavo, a salire 20 kHz, 30 kHz occuperanno la parte più esterna, i megahertz, i gigahertz occuperanno un quantitativo, una parte di connettore microscopica, e perciò avranno una resistenza superiore rispetto al segnale che passa, diciamo, a 100 Hz. Ma noi non lavoriamo con i segnali a 1 GHz, come abbiamo detto prima. La nostra banda udibile è fino a 20 kHz. Molti microfoni non arrivano oltre i 20 kHz di risposta in frequenza, quindi queste frequenze non sono nemmeno registrate. Anche molti macchinari, molti equalizzatori, molti compressori, molti preamplificatori non arrivano oltre i 20 kHz, ma soprattutto non ci arriveranno mai i nostri convertitori, quelli in Certo, PCM, per intenderci, perché poi ci chiaro. sono anche quelli che dicono: no, è che il DSD, ma quello è rumore, un altro discorso. Comunque, in PCM, registrando 96 kHz, noi massimo arriviamo a 48 kHz di Nyquist frequency massima, quindi non ha senso preoccuparsi di un qualcosa che avviene ad una frequenza enormemente superiore. Possiamo andare a vedere l'altro calcolatore, che è sullo skin effect resistance, che è quello che ti ho linkato sotto adesso lo apro anche io. Allora, se andiamo direttamente a quello sopra, c'è skin depth calculator, quindi Sì, qui c'è profondità anche dell'effetto pelle. la selezione del materiale di Sì, conduzione, no? Quindi certo. Sì, abbiamo sì. Sì. argento, oro, rame, eccetera, eccetera. Se andiamo sotto, abbiamo invece skin effect resistance Resistance. calculator. Ok.
Possiamo guardare, dare un occhio a questo calcolatore, ma i calcoli si possono fare anche aprendo un libro e seguendo le formule matematiche, un libro qualsiasi che parla appunto di connessioni elettriche. E scegliendo appunto il materiale, in alto a sinistra parliamo di rame, e Copper. scegliendo una frequenza con l'unità di misura della frequenza, quindi Certo. lì abbiamo a sinistra abbiamo massimo i kilohertz, Esatto. e ipotizziamo appunto 20 kHz, quindi massimo della... Guarda, siamo abbondanti, 24 kHz. Quindi come se Esageriamo, dai. stessimo a lavorare No, a esatto, a 48. 48. Guarda, vabbè, facciamo 48, poi vediamo le altre lunghezze. Cambiamo per praticità la lunghezza del cavo in centimetri, anzi in metri. Quindi Mettiamo bene. un cavo Quanto di mettiamo? potenza, quanto mettiamo 10 giustamente? metri. Aspetta, un cavo di potenza che va da un amplificatore a due speaker che avete in studio. Quanto può essere lungo? Se Ma in uno ha... genere Io ho la machine room, diciamo, io non ce l'ho, io lo tengo qua davanti alle BV che sono alle dietro, casse. poi un'altra volta le vediamo. Giriamo. Sì. Comunque, i miei sono lunghi 2,5 metri. Ok. Io posso capire se uno ha una machine room, è lontano dalla Sì, regia, o magari la puoi machine arrivare a room è 10 privata. metri, 20 metri, diciamo 20 20, metri, dai, facciamo 20 20 metri. metri di cavo. 20 metri di cavo. Vediamo già La che... VG lasciamo questo, 3,50, Ah, ecco, che raggio l'AVG, pa parliamo di... Allora, della facciamo grandezza del. 8, 8 AVG. Ok. Quindi abbiamo che a 24 kHz... La resistenza del cavo in basso a sinistra, DC resistance of wire, è 0,014 ohm, quindi la resistenza media, diciamo così. Media. La resistenza del cavo, considerando lo skin effect, quindi a 24 kHz, sarà di 0,09 volt. Quindi abbiamo una differenza di 0,04 versus 0,09, quindi 0,05 ohm. Che è praticamente inudibile. Non è inudibile, è Non proprio, non esiste. esiste, esatto. Se io vi paddo un equalizzatore a 24 kHz di 0,00001 dB, voi non siete in grado di Non si stabilire la sente. differenza, neanche se lo mettete davanti a un analizzatore di spettro, dovete zoomare la risoluzione dell'analizzatore di spettro a Esatto. livello di che 1 dB di differenza ve lo fa vedere così, e allora vedete che E quello lì certo, è. ah, vedi un po' di differenza, esatto. Ma parliamo di una situazione più reale, quindi mettiamo 5 metri di lunghezza del connettore. E diventa 002. Esatto. Versus 001. 01. Sì. Siamo prossimi allo zero matematico. Esatto. Se ingrandiamo la larghezza del cavo, ma 8 AVG è già un cavo per Sì. capirci, Più che sufficiente. di questo spessore, quindi più che sufficiente per lavorare con degli speaker. Mettiamo che usiamo un 16 AVG. Come vedete, la differenza il cavo è più resistente perché è più piccolo, quindi da 0,1 di prima siamo passati a 0,6 ohm. E io sto guardando il mio schermo, si coincide con il tuo. Siamo passati quindi a un valore di resistenza maggiore, ma la differenza è paradossalmente inferiore, perché su un delta di 0,6 la differenza è di circa 0,1, mentre prima su un delta di 0,2 la differenza era di 0,1, quindi Certo. è ancora più impercettibile. Di quel, non è un qualcosa che riuscite a sentire, ma soprattutto non è un qualcosa che si riesce quasi a Ma neanche misurare a registrare a tantomeno. registrare. Allora, anche questa è una cosa che dobbiamo dire prima di tutto. Allora, togliamo la slide, Yuri. Questa è una roba che è una roba che Yuri fa la regia, ovviamente. È una roba che dobbiamo spiegare assolutamente. Tutti
i test i null test, chiamiamoli così come li chiamano quelli che li fanno, tutti i null test, quindi con un canale in fase fatto suonare allo stesso canale girato di fase di 180 gradi, quindi cambiato di polarità più che girato di fase 180 gradi, per ascoltare il risultato e ascoltare appunto le Differenza. differenze che ci possono, sono perfettamente nulli, non esistono. Non si possono fare se non in ambito digitale. Quindi i null test Certo. sono perfetti in ambito digitale, se restate nell'ambito digitale. Quindi io ho un pink noise, ci metto su un plugin sopra, sotto la lascio la traccia originale, lavoro quella di sopra nella mia DAW, quella di sotto è girata rispetto a quella di sopra, girata di fase, quindi lì io saprò perfettamente. Se ascolterò e guarderò, se le guardo con analizzatore rispetto, perfettamente le differenze. Se io esco fuori dalla DAW, quindi per uscire fuori mi serve un convertitore DA, giusto? Certo, Per uscire fuori in analogico e per magari forza. fare misurare la differenza tra un cavo e l'altro, mi serve un connettore, una DAC. E uscendo fuori con una DAC, già l'errore di quantizzazione di quella DAC è sufficiente per invalidare completamente il test. Cioè, il convertitore DA produce un errore di quantizzazione sufficiente tale che i due segnali non sono più simili, non potranno più essere simili. Poi, per fare la prova del flip phase, cosa devo? Devo portare comunque dentro di nuovo la DAW, quindi gli Certo. faccio un ulteriore ADC, giusto? Certo. Ebbene, anche questo ATC introduce un altro errore di quantizzazione che invalida ulteriormente il test. Le persone spesso mi hanno detto: ma io ho collegato due cavi e ho registrato un canale con un cavo, un canale con un altro e ho fatto la prova della controfase e sento delle differenze. Sì, sarebbe strano che tu non le sentissi. E io gli dico: hai provato a fare la stessa cosa anche sullo stesso canale, sullo stesso cavo? Quindi tu registra lo stesso canale. Se il canale 1 registra lo stesso canale due volte con lo stesso cavo, quindi fai la prima rec di 2 secondi, poi stoppi, riparti all'inizio e lo riregistri. E annullate di fare, provate a fare il flip phase con questa situazione qua. È uguale a quando cambiate cavo. Cioè, producete un rumore, se avete usato un pink noise sentirete un rumore, se lo fate con la musica sentirete la musica che avete passato nella Esatto, campionato. registrazione, campionato, ma la sentirete con un'attenuazione intorno ai meno 40, meno 60 dB, dipende da una serie di fattori, ma non è la differenza tra un cavo e l'altro, perché avviene anche se utilizzate il medesimo cavo. Oltre a queste prove qua, potete fare facilmente in studio, disponete due microfoni DIN, XY o RTF stereo, come preferite voi, li lasciate nella stessa condizione, cambiate i cavi di potenza, cambiate i cavi di segnale che vanno verso l'ampli, registrate due volte lo stesso segnale, cambiate in ascolto i due segnali, non riuscite anche con un blind test, non riuscite a dire che cavo stia pilotando cosa o altro. Cosa che invece potete dire facilmente se fate una parte di chitarra, come abbiamo detto prima, utilizzate il cavo A a bassa capacitanza, poi prendete un altro cavo lungo invece 20 metri che non è nemmeno a bassa capacitanza. E suonate la stessa parte di chitarra, il cavo più lungo e con più alta capacitanza suonerà con moltissime meno alte frequenze, suonerà molto meno Certo. brillante. Cioè, questo è tangibile e oggettivo, cosa Sì. che, come abbiamo detto inizio del video, non avviene per i segnali di potenza e di Bilanciati. bilanciati audio, ma anche sbilanciati. Sempre se parliamo di Sempre so. connessioni a bassa impedenza, quindi audio, quindi Certo. anche la connessione sbilanciata che vi arriva da. Non so, un vecchio pre che esce fuori sbilanciato o un preamplificatore hi-fi o non so, l'uscita di un RIA di un giradischi che va dentro a un ingresso di un ampli.
Per il momento grazie, ci vediamo nei prossimi video, faremo proprio dei video nuovi sui cavi digitali, come abbiamo già detto, parleremo anche di risposta in fase degli speaker, parleremo di acustica degli studi, insomma un po' di argomenti che spesso vengono chiesti sul canale che secondo me bisogna conoscere, bisogna approfondire per poter dire poi. Di saper, anche perché questi argomenti, come ho sempre spesso detto, servono anche a chi lavora soltanto con i plugin, perché magari il plugin stesso emula un outboard analogico, e quindi anche il Quasi tutti. comportamento, quasi tutti, esatto, quindi il comportamento, soprattutto le cose che abbiamo fatto con acustica audio, il comportamento appunto è importante capire perché si comporta in quel modo, anche il plugin stesso. Per il momento, grazie, ci A vediamo nel voi. prossimo episodio. A presto. Spero che questa lezione vi sia stata utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online sul sito www.proaudiolearning.com. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nelle fasi di mastering. Per gli iscritti ai corsi sono disponibili inoltre plugin e librerie gratuite, oltre ai nuovi video esclusivi ogni mese. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon, che trovate in descrizione. Se il video vi è piaciuto, cliccate subscribe e attivate la campanella. Questo mi aiuta a far crescere il canale. Per il momento è tutto, ciao, a presto.